Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale dopo un periodo di assenza. Vi chiederete, ma che cosa avete comprato dalla Cina? Un small packet by air da China Post. Adesso ve lo faremo vedere, anche se probabilmente l'avete già visto nel titolo. Prima. Allora, la confezione è un pochino è un po' quello che è, però vi assicuro che è abbastanza pesante. Direi di sì. Ora, per quanto riguarda la qualità, non so che cosa aspettarmi, perché la versione originale, come ben sapete, costa 360 euro. Perché abbiamo le tasse, altrimenti sarebbero circa 300 dollari. Questa ne viene 15. Vediamo cos'è. Allora, partendo dalla collana, mi sembra abbastanza resistente. Vediamo se riusciamo a Non fare. so se si vede bene il dettaglio della realizzazione. Mi sembra abbastanza resistente e allo stesso tempo, secondo me, bisogna prestare particolare attenzione perché non so, forse è proprio la realizzazione. Adesso niente, tiriamo lassù. È un vero e proprio mattone. Però vi posso assicurare che qualitativamente è veramente bella. Queste sono le varie formule che ovviamente vi dico già non sono in grado di distinguere. Eccola qua. Prima formula, seconda formula, terza formula. Tra l'altro mi è giunta voce, questa è Fi uguale Fi 1 su Fi 2, che c'è qualche errore nelle formule. Onestamente non me ne frega proprio un tubo, Ma in perché queste o in in quelle di queste, no, Kojima? non in quelle di Kojima, ma in queste. Ora, ad esempio, questa è leggermente macchiata dietro, però credo sia semplicemente una cosa che viene via Vanno grattando. pulite, credo. Vanno pulite, sì, ok. Comunque era, beh, oddio. Viste così, secondo me ci siamo. Guarda. Vista in questa maniera mi sembra un prodotto qualitativamente eccelso. Adesso provo a metterla indosso. Considerando, ragazzi, Il 15 prezzo, euro, eh. considerato il prezzo. 15 euro. Ok, come potete vedere questo è indosso. Vi assicuro che è un pochino pesante. Non so quanto sia, poi magari faremo una pesa, magari anche indicato nel pacchetto. Questo non sono sicuro. C'è scritto, ecco, 400 grammi. Quindi è quasi mezzo chilo di collana ed effettivamente è abbastanza pesante, però non neanche poi così tanto. E onestamente averla indosso è una bella goduria. Sono soddisfatto, 15 euro, ne ho risparmiati 345. Quindi se volete vi lascio qua in descrizione il link alla collana farlocca. Cavolo, vista così meglio dalla luce, è molto bella, veramente bella. Ognuna di queste c'ha una formula, come sapete, poi guardate gli altri video, abbiamo un pochino spiegato più o meno quello che è. E beh, sicuramente ci sono differenze tra questa e la versione originale da 400 erotti, da 400 a 300 erotti euro, perché Innanzitutto questa è lucida, quell'altra dovrebbe essere quell'altra dovrebbe essere opacizzata, leggermente opaca e più antiriflesso. che altro quell'altra è realizzata in una lega simil titanio, molto più leggera di questa e allo stesso tempo molto più resistente. Questa è una lega metallica, a me sembra acciaio. Se devo essere sincero, a sentire dalla pesantezza non mi sembra nickel, perché non è nickel. Ho comprato fin troppe taroccate in nickel per capire che questo non è nickel, ed è un bene perché il nickel lascia le chiazze nere addosso, E quindi soprattutto non va bene per gli allergeni. infatti il nickel fa schifo. Cioè, se siete allergici a qualcosa siete sicuramente allergici al nickel. Io ho paura di esserlo, ma non lo sono. Nulla ragazzi, il video è finito, sono veramente soddisfatto di questa collana. E nulla, Nulla. nulla. Nulla, Io ragazzi. guardate, sono più che soddisfatto di aver risparmiato 345 euro e vi spiego anche perché. Non li vale 360 euro. Può anche essere fatta in oro, ma è un prezzo veramente eccessivo. Quindi, ragazzi, se volete acquistarla, se siete fan di Kojima o comunque attendete Death Stranding come noi, vi consiglio di acquistare questa e non la versione originale, a meno che non Mi siete raccomando, nerottoni. ragazzi, largo anticipo perché ci vuole almeno un mesetto e mezzo prima che vi arrivi a In casa. realtà no, ci ha messo molto di meno, ci ha messo qualcosa come 2 settimane. Diciamo Di più. che. Dammi un secondo. Avevo ragione io, 16 giorni, quindi. Non è vero, è bugiardo, non Buona. vi fidate.
Nulla ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like se il video vi è piaciuto, a condividerlo e a dare un'occhiata alla playlist qui o qua, non so come verrà registrato il video, per tutti gli altri video riguardanti Death Qua. Stranding e Kojima. Qua. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao. Ciao.